Avellino blindata per i brindisi della vigilia, ma anche per il concerto ovviamente di Capodanno in nottata. Sì, soprattutto per quanto riguarda il concerto di Venditti e di Luchè. Abbiamo apportato tutte le modifiche eventualmente alle integrazioni che bisognava fare, fatte già dalla precedente commissione, e quindi abbiamo redatto un piano di sicurezza che, diciamo, ha soddisfatto un po' tutti. Ci dà un po' i numeri delle strade chiuse, qualche elenco, insomma, anche di come funzionerà? Tutte le strade chiuse sono quelle che sono adiacenti all'area dove si svolgerà il concerto. Sono previste nell'area del concerto 6.000 persone, l'afflusso di 6.000 persone, ma sicuramente poi nell'ambito di quello che sarà tutto il corso Vittorio Emanuele saranno almeno un 15.000-20.000 persone. E abbiamo approntato tutto per quanto riguarda questa affluenza maggiore, diciamo, per quanto riguarda sia le ambulanze, sia gli steward, sia la chiusura delle strade, sia la chiusura dei negozi. Ci saranno aperti i bar sicuramente, tutte quante le strutture che possono eventualmente servire da sussidio a quelli che sono i bagni chimici. Più o meno una riproposizione del piano del 16 di agosto. Piano che possiamo tranquillamente affermare che ha funzionato bene. Qualche raccomandazione particolare? Diciamo che il piano ha funzionato bene, quindi abbiamo quasi riprodotto in serie quello che abbiamo fatto il 16 agosto. La raccomandazione ai cittadini, perché non sarà il 16 agosto ma sarà il 31, e quindi sarà sicuramente, come dire, i fuochi d'artificio o qualcosa del genere, di non usare fuochi d'artificio nell'ambito di quello che è il corso Vittorio Emanuele, perché ci sarà sicuramente genere. Non c'è l'ordinanza antibotti? C'è l'ordinanza, ma non è l'ordinanza, è vietato fare qualcosa, però poi dipende dalla sensibilità del cittadino non fare. Però c'è il divieto di c'è il divieto dei fuochi, c'è il divieto, sì assolutamente, di vendere bevande in bottiglie, in vetro, però purtroppo può succedere sempre. Noi facciamo, diciamo, ci appelliamo alla sensibilità dei cittadini affinché questo non venga fatto, anche e soprattutto agli abitanti dei palazzi che affacciano sul corso Vittorio Emanuele. Le vie di fuga sono già qua vicino al palco, e poi a via Matteotti, via Mancini, e poi andando su. Ci saranno per ogni traverso? Ci saranno due vie, due allora, da sopra, sì, ci saranno. Sono pronti per fronteggiare un'emergenza maggiore? Sì, eventualmente un'emergenza maggiore. Già la dottoressa Bruno ha detto che il moscato è pronto per affrontare, sperando che non ci sia niente di grave. Anche se noi abbiamo fatto i due concerti tra Gioliere e l'ultimo il 16 agosto, diciamo che tutti quelli che sono stati un po' non ricoverati, ma hanno utilizzato l'ambulanza eventualmente, e sono solamente per colpi di calore, quindi che non dovrebbe esserci quest'anno, perché facciamo a 4-5 gradi. Saranno installati anche dei maxi schermi? Saranno installati dei maxi schermi, due sicuramente, stiamo prevedendo di fare anche il terzo maxi schermo. Dove li metterete? Due sul corso, e uno dovrebbe essere messo verso il Banco di Napoli. Grazie.